Ancora un viaggio e una nuova avventura per la troupe di Agrisapori che oggi ha voluto raggiungere gli eventi che la primavera offre a tutti coloro che, stanchi dell'inverno, abbandonano casa e abiti pesanti per godere del piacevole clima di questa stagione, anche se in alcune regioni italiane il bel tempo si sta facendo attendere. Partiamo però da una città del sud Piemonte, da Mondovì, che è una città di 22.426 abitanti della provincia di Cuneo, la quinta città della provincia per numero di abitanti, e fa parte delle cosiddette sette sorelle, le sette città più importanti della provincia insieme a Cuneo, Alba, Bra, Fossano, Savigliano e Saluzzo. Il nome deriva dal fatto che il suo nucleo iniziale, chiamato in epoca moderna Rione Mondovì Piazza, venne costruito su un colle vicino al preesistente comune di Vicoforte. Dall'abbreviazione di Mondvico, cioè Monte di Vico, sarebbe poi derivato il nome di Mondovì. Per ovviare alle difficoltà di collegamento tra la parte alta, Mondovì Piazza, e quella bassa, Mondovì Ibreo, nel 1880 venne costruita una funicolare funzionante inizialmente a contrappeso d'acqua, quindi a vapore ed infine col motore elettrico. La funicolare è stata chiusa nel 1976, per essere poi però ricostruita e inaugurata il 16 dicembre del 2006. Le nostre telecamere hanno oggi raggiunto la parte bassa della città, Mondovì Ibreo, per un evento che dà il via alle manifestazioni della primavera-estate di questo paese. E con la musica della banda che fa da sottofondo al taglio del nastro da parte del primo cittadino, si inaugura così la 60ª fiera di primavera. Ci troviamo a Mondovì, 60ª edizione della Fiera di Primavera, che è una fiera, una tradizione ormai consolidata nella nostra tradizione, è entrata a far parte delle nostre abitudini. Questa 60ª edizione ha due belle novità. Intanto il palaclima, un gonfiabile a forma di gru molto interessante dove si svolgono tutta una serie di convegni sul tema del clima, che è un tema molto di attualità. E poi ci troviamo in questa piazza che ospita una rassegna di razza bovina piemontese, che è un ritorno alla tradizione. La prima fiera 60 anni fa è partì di qui, da questo luogo con gli animali, e noi abbiamo voluto ritornare a questa tradizione. Una tradizione nata 60 anni or sono e che oggi ha raggiunto un numero di quanti espositori? Noi quest'anno avremmo fatto il record perché ci sarebbero stati 500 espositori. Purtroppo vi è stata qualche defezione perché le previsioni all'ultimo erano piuttosto infauste. Comunque siamo su un buon numero, vi è stata qualche defezione, ma il livello era quello. Questa è una fiera che ha una connotazione molto green, quindi tutti i prodotti dell'agricoltura, soprattutto dell'agricoltura biologica, sono esposti lungo tutto il corso statuto, che è l'arteria principale che attraversa Mondovì. Poi vi sono le esposizioni tradizionali, le macchine agricole, le automobili, i trattori, anche le macchine d'epoca, i camper, è una mostra che ha questo tipo di connotazione. Apre la primavera e l'estate, quindi vi sono tutte queste proposte per lobbistiche. E poi vi è una parte della fiera dedicata all'outdoor, perché l'outdoor è effettivamente un settore che è in grande spolvero, in grande ascesa, e quindi abbiamo le biciclette elettriche, abbiamo il circuito Landandé, del quale Mondovì è entrato a far parte proprio quest'anno, una serie di percorsi outdoor che si percorrono a piedi o in bicicletta, molto importante e molto interessante. 60 anni fa qui si svolse la prima rassegna e l'esposizione dei bovini di razza piemontese, e secondo me è un grande tributo alla tradizione, alla nostra tradizione agricola del nostro territorio.
Principale novità dell'anno della fiera, l'esposizione bovina Primavera Piemontese, organizzata dal Comune e dal Comizio Agrario. L'operatività di quest'ultimo fu ed è tuttora legata all'istruzione agraria, alla promozione delle nuove tecniche agrarie attraverso la cattedra ambulante, al miglioramento della razza bovina piemontese e alla sua promozione attraverso appunto le fiere come la Fiera del Bue Grasso di Carrù o da quest'anno la Fiera di Primavera di Mondovì. Il Comizio Agrario è un'istituzione che era stata creata a metà dell'Ottocento per promuovere e migliorare le tecniche agrarie in tutta Italia. C'erano 300 comizi agrari sparsi per l'Italia, l'unico che ha sopravvissuto è il nostro. Siamo rimasti attivi perché i nostri antenati hanno avuto la lungimiranza di dotare questo istituto di un patrimonio immobiliare che gli ha permesso di continuare la sua attività nonostante i divieti che erano anche stati imposti in epoca fascista. Noi ci occupiamo essenzialmente di promuovere la buona agricoltura sostenibile, proposta in termini scientifici assolutamente rigorosi. La manifestazione di quest'oggi è una dimostrazione di quello che il Comizio Agrario di Mondovì fa ancora per promuovere un'agricoltura proponibile, sostenibile e apprezzabile da tutti. La rassegna, come sapete, è dedicata alla razza bovina piemontese. La razza bovina piemontese, che è qui rappresentata da questa vacca, è una razza autoctona, una razza che è nata e sviluppata nel territorio della regione Piemonte. Nell'ambito di questo territorio è particolarmente rappresentata nella provincia di Cuneo. Complessivamente i capi che appartengono a questa razza sono circa 320.000. Mondovì ha riscoperto un'antica tradizione, quella della mostra zootecnia, che esordisce nel 1959, poi è stata sospesa negli anni 90. Quest'anno, e anche in occasione del 60° anniversario della Fiera di Primavera, è stata ripresa. Per noi è un'iniziativa lodevole, interessante, perché mette in evidenza una realtà importante per il Morgarese, che è la realtà dell'allevamento della razza bovina piemontese, che qui nel Morregalese è particolarmente presente. Ricordava il direttore della Naborapi che dopo Cuneo Mondovì è la città che ha un maggior numero di capi, sono circa 14.000 capi per 96 allevamenti, quindi una realtà allevatoriale importante, e questa manifestazione dà risalto, dà prestigio e è anche utile per gli allevatori, perché si possono confrontare, possono in qualche modo indirizzare il loro miglioramento genetico su determinati obiettivi di selezione. Direi che la manifestazione è sicuramente molto molto interessante, sia da un punto di vista zootecnico, prettamente zootecnico, sia da un punto di vista proprio di per il consumatore, per la gente che vuole approfondire la conoscenza di questa importante realtà per il Monregalese. Bartolomeo Bovetti è il direttore della Compral, una società cooperativa agricola a mutualità prevalente, costituita il 24 dicembre 1981. Lo statuto ne regola il funzionamento secondo i principi della cooperazione, vale a dire mutualità, solidarietà e condivisione. Il punto di forza della cooperativa sono i 200 allevatori con allevamenti qualificati, dove il benessere dell'animale è considerato fattore determinante. Un lavoro, il loro, meritevole, che oggi viene premiato a riconoscenza dell'impegno nel mantenere l'alta qualità morfologica degli animali in mostra. Col Comizio Agrario si è svolta poco fa la premiazione, abbiamo premiato i capi. Il giudice Renato Giordano ha avuto un bel da fare, perché erano capi molto validi, specialmente la categoria delle vacche pluripere è molto rappresentata. Gli animali erano di qualità notevole. Questa premiazione si sono distinti 3 o 4 allevamenti, che sono gli allevamenti di punta, che sicuramente sono meritevoli di ricevere questi premi. Ma cosa spinge dei giovani di oggi a continuare nell'allevamento bovino, nonostante il molto impegno che questa attività comporta? Allora, sicuramente è una scelta di vita, perché comunque ti condiziona in qualunque attività che puoi fare, perché per fortuna io sono in un'azienda con mio padre giovane, sono con mio fratello,
Però in ogni caso bisogna sempre mettere in conto che gli animali vanno seguiti 365 giorni l'anno, 24 ore su 24. È una scelta comunque anche consapevole, perché è anche una tradizione da mandare avanti per me. Per esempio, io da entrambi i rami diciamo che non ho un antenato, se così si può dire, che non abbia fatto questo lavoro, che non abbia allevato questi animali. Per me è appunto anche un valore aggiunto allevare gli animali e portare avanti proprio la razza che hanno sempre allevato i miei avi, mio padre, mio nonno e così via. Fare l'allevatore non vuol solo dire produrre carne o latte, ma è un'attività indispensabile anche per mantenere il territorio montano. L'insieme dell'allevamento della razza piemontese, soprattutto anche nel circondario di Mondovì, è sostenibile dal punto di vista anche ambientale, perché questi animali, bisogna ricordare che vanno al pascolo, vanno in alpeggio, sfruttano risorse che non sono altrimenti sfruttabili, e quindi noi manteniamo anche un ecosistema che funziona anche grazie a questi animali qua. Poi, a proposito della loro carne, bisogna anche ricordare che ci sono enti di certificazione che sono per esempio il Coalvi, il Consorzio del Bue Grasso, che garantiscono al consumatore tramite un'etichettatura volontaria tutta la filiera. Quindi noi partiamo dalle fattrici, ci occupiamo dell'alimentazione, del bestiame appunto, che comunque anche, mi piace ricordarlo, sostenibile dal punto di vista anche ambientale, e poi ci occupiamo di tutta la filiera fino ad arrivare al vitello grasso, poi magari anche al bue grasso che si fa, noi come azienda facciamo anche il bue grasso, e in questo modo possiamo garantire in prima persona come allevatori tutta la filiera della carne. L'esposizione bovina primavera piemontese è stata realizzata con la collaborazione di Anaborapi, l'Associazione Nazionale Allevatori dei Bovini di Razza Piemontese, e ARAP, l'Associazione Regionale Allevatori Piemonte, e il coinvolgimento delle associazioni di categoria, quali CIA, Coldiretti e Confagricoltura, ed è stata organizzata dal Comizio Agrario e dal Comune di Mondovì. Ci troviamo qui alla fiera di primavera in occasione dei 60 anni della fiera di primavera, quindi il compleanno, e il comune di Mondovì ha voluto festeggiare questo compleanno con una mostra bovina. Sono animali proventi da vita, quindi di 6 categorie, 3 di torelli e 3 di manze vacche, pluripale. C'è un po' di tutto sulla razza piemontese, quella d'allevamento. Abbiamo voluto differenziarci un po' dalle altre manifestazioni sempre dello stesso tipo, tra quelle di Saluzzo, di Cuneo e di Fossano. E siamo molto felici dello svolgimento di questa manifestazione, perché vogliamo dare importanza agli allevatori. Penso che l'allevatore, per il lavoro che fa, meriti veramente di avere più rilievo, e quindi Mondovì non è fatta solo di commercio, ma è fatta molto di agricoltura. Oltretutto a Mondovì abbiamo l'onore di essere i secondi nella provincia di Cuneo, dopo Cuneo la città capoluogo, per numero di allevatori, e proprio per questo abbiamo deciso anche noi quest'anno di fare questa esposizione di razza bovina piemontese. Oltre all'esposizione, quali sono gli altri momenti significativi di questa parte agri della fiera di primavera di Mondovì? Abbiamo anche la fattoria didattica, che sono 7 allevatori qua sempre del comune di Mondovì, che fanno parte di questo circuito della Coldiretti, che tutti gli anni espongono i loro animali, quindi abbiamo le caprette, le pecore, gli agnellini, ci sono dei cavalli e i maiali anche, nonché le galline o polli. Quindi anche per i bambini, per i più piccoli, è un piacere venire alla fiera di primavera a Mondovì, perché possono trovare veramente tutti gli animali. Quindi avvicinano anche le persone, i bambini, a conoscere gli animali, che è una cosa molto importante, anche perché purtroppo vivendo in città non si ha sempre la possibilità di vederli. All'interno del padiglione che abbiamo qui alla fiera quest'anno abbiamo un gruppo di 8 agricoltori che fanno parte di questa rete che si chiama Intrecci, una rete solidale. E ogni produttore fa un tipo di prodotto diverso, quindi dalle nocciole alla trota, alla carne di maiale, alla castagna, e propongono quindi uno street food contadino, quindi diciamo un'alimentazione sana del territorio che promuove e valorizza quello che gli agricoltori fanno qui a Mondovì e nei dintorni.
Ospiti della manifestazione anche gli istituti scolastici che formano i giovani nel campo agricolo e forestale. Sì, abbiamo il piacere di avere qui alla Fiera di Primavera anche quest'anno l'Istituto Forestale di Ormea. Qui infatti hanno anche portato alcuni utensili che usano per le foreste, quindi per la pulizia dei boschi, anche del succo di mela, perché fanno delle antiche varietà Ormea e quindi poi la fanno la trasformazione di succo di mela. L'altro ospite della fiera è l'Istituto Agrario di Mondovì, che anche oggi ha portato una piccola dimostrazione di frutteto e di orto, perché producono anche ortaggi e quindi abbiamo la possibilità di vedere diverse attività con gli studenti che oggi sono qua con noi. Grazie a Maria Cristina e a tutti gli intervenuti in questa parte di AgriSapori che ci ha visti ospiti a Mondovì in provincia di Cuneo. E sempre da questa provincia noi ci colleghiamo ad un'altra fiera primaverile che si è svolta a Lagnasco. Stiamo parlando di Frutti in Fiore, mostra a mercato nazionale di frutticoltura organizzata dal comune e dalla Proloco del paese. Frutti in Fiore è la manifestazione che, come dice il suo titolo, vuole celebrare la frutta quando la frutta è in fiore. Praticamente è una kermesse di 3 giorni qui a Lagnasco in cui si vuole ricordare il nostro territorio, la nostra gente, ma soprattutto la nostra economia, quindi le cose importanti che il nostro territorio produce e sono le eccellenze ortofrutticole, in particolare frutticole, la mela IGP è la regina della nostra manifestazione, la mela rossa Cuneo IGP la fa da padrona decisamente, ma non mancano anche tutte le altre varietà di frutta che sono presenti nel nostro territorio. E qui vogliamo proprio celebrarla, ricordarla, fare così una grande festa della frutticoltura per ricordare anche tutte le persone, tutta la nostra gente che produce e che ha fatto di Lagnasco la capitale della frutta. Sicuramente Frutti in Fiore, ormai giunta alla 17ª edizione, sta andando nel solco della tradizione, cioè continuiamo con quelle che erano le manifestazioni che hanno contraddistinto le prime edizioni, cercando tutti gli anni di aggiungere qualcosa di nuovo e di diverso. Particolarmente importante lo STAO, il Salone delle Tecnologie Applicate all'Ortofrutticoltura, che vuole far incontrare naturalmente tutti gli addetti alla frutticoltura con le varie ditte che producono le tecnologie, le attrezzature per sviluppare la frutticoltura e l'agricoltura in generale. Quindi momento veramente di incontro tra coloro che producono e coloro che producono invece le macchine per far sì che questa produzione ci sia. Poi naturalmente per tutti invece il mercatino di Frutti in Fiore con le eccellenze dell'enogastronomia locale. Quest'anno abbiamo aggiunto la cosiddetta Frutti in Fiore aromatica, quindi un mercatino all'interno del suggestivo castello di Lagnasco, una coreografia decisamente importante in cui variopinte bancarelle esponevano prodotti legati all'aromaticità, quindi le piante officinali, le spezie e tutti i loro derivati. Naturalmente poi tantissime altre manifestazioni collaterali, gli show cooking, la presentazione di ricette, la passeggiata tra i frutteti in fiore, lo spettacolo che c'è stato ieri sera, Piro Musicale, che è stato veramente eccezionale, ha attratto tantissimi visitatori. Nonostante la minaccia del brutto tempo, si sono confermati i numeri degli scorsi anni con circa 40.000 visitatori nelle 3 giornate e oltre 5.000 degustazioni nell'area Frutti in Tavola. Direi che anche se era la 17ª edizione, quindi qualcuno temeva, qualcuno che è un po' scaramantico temeva questa 17ª edizione, possiamo dire che sia stata veramente invece anche quest'anno una bellissima manifestazione. È stata visitata da tantissima gente, abbiamo avuto anche quest'anno nei 3 giorni il pienone e quindi possiamo veramente dichiararci decisamente soddisfatti. Tutto quello che abbiamo fatto è andato bene. Il tempo, anche se le previsioni erano pessime, ha comunque tenuto
e quindi di questo siamo soddisfatti e diamo appuntamento a tutti per la 18esima edizione di Frutti in Fiore, che si svolgerà l'anno prossimo il 2, 3 e 4 aprile 2020. In arrivo alle porte la Pasquetta e quasi un italiano su due quest'anno opterà per il picnic e lo farà scegliendo la tradizione, ovvero il classico binomio pane, salame, cacciatore. Una tendenza in netto aumento dallo scorso anno rispetto alle scorse primavere, in cui pochi erano gli italiani che preferivano la scampagnata al ristorante o al pranzo domestico, e altrettanto forte anche il dato relativo al menù ideale, che nel 2018 registrava un 71% schierato a favore del panino col salame, intramontabile abbinamento che fornisce energia, soddisfa il palato e salvaguarda il portafoglio. Ma quali sono le caratteristiche del salame cacciatore italiano così apprezzato? Il cacciatore italiano è amato dagli italiani perché è un prodotto della salumeria italiana ricco di tradizione. Infatti ha una lunga storia, è un prodotto DOP, quindi viene prodotto solo con carni certificate italiane proveniente da suini nati, allevati e cresciuti in Italia. È prodotto utilizzando la ricetta originale e tradizionale, e ha oggi un gusto delicato e dolce. Ha una caratteristica anche di essere di pezzatura medio-piccola, dai 100 ai 150 grammi, e quindi ideale per un consumo per qualsiasi tipo di utilizzo, quindi dalle merende all'aperitivo, ai pasti, e per questo gusto dolce e delicato è ideale anche per qualsiasi tipo di età, dai bambini agli adulti e all'utilizzo appunto nella famiglia. Il nome ha un'antica storia, infatti l'etimologia della parola cacciature deriva dai salami che i cacciatori appunto portavano durante le loro battute di caccia, e lo utilizzavano all'interno delle loro bisacce durante le pause. Era una ricca fonte di energia e una ricarica per loro dopo i lunghi cammini e le lunghe fatiche dovute appunto alla caccia stessa. Il 2018 ha visto una crescita delle esportazioni del 7% rispetto al 2017. Ad affermarlo è il Consorzio Cacciatore Italiano, secondo il quale il 30% dei salamini italiani alla cacciatora DOP varcano i confini nazionali. Sì, oggi quasi un terzo della produzione del cacciatore italiano viene esportato e va oltre confine. Di questo terzo il 90% viene esportato in Europa con i principali partner Germania, Francia e Belgio, e l'ulteriore 10% viene esportato nei paesi extra UE, sicuramente in Svizzera, in Giappone, nel Nord America e in altri paesi asiatici. Fu il direttore pubblicitario di una ditta dolciaria milanese già celebre per i suoi panettoni natalizi che negli anni 30 del 1900, per usufruire degli stessi macchinari e della stessa pasta, ideò un dolce simile al panettone ma destinato alla solennità della Pasqua. La ricetta venne poi ripresa da molte aziende dolciarie e pasticcerie artigianali di tutta Italia. E noi, per fare un augurio a tutti voi telespettatori, oggi siamo andati presso una pasticceria artigianale di Torino, dove il mastro pasticcere Gino ci racconterà proprio come si produce una colomba pasquale. Ciao a tutti, sono Gino Rigobello della pasticceria Raspino. Vi faccio vedere oggi come impastare le colombe. Abbiamo già buttato giù la pasta, che è stata impastata già ieri sera, e questo è il secondo impasto del mattino. Stiamo finendo di buttar giù prima tutte le parti secche, quindi la farina l'abbiamo già messa, e un po' alla volta gli facciamo assorbire tutte le parti secche. Impastiamo col lievito naturale. Questa qui si chiama la madre. La madre ha 104 anni, questa madre qua, è dall'80 che vive con me, da quando diciamo che ho cominciato a fare il pasticcere. L'ultimo zucchero, e adesso cominciamo a buttare giù i tuorli. L'impasto della sera ci mette circa un'ora, senza contare tutti gli impasti del lievito.
perché prima di arrivare a fare il primo impasto ci sono tanti impasti per poter avere un lievito naturale pronto. Mentre Mattia ammorbidisce il burro perché si ha pomata, gli mettiamo il sale insieme al burro. Deve mischiare bene perché poi non rimanga poi solo in un punto il sale. Nella nostra attività non usiamo semilavorati e quindi candiamo sia il cedro che l'arancio. E quindi c'è Alberto che adesso ci cubetta il cedro. Per fare sicuramente una colomba artigianale, il segreto per una buona riuscita, sicuramente il primo ingrediente principale è il lievito madre, per la sua lievitazione. Noi usiamo farine del mulino Quaglia macinate a pietra e quindi usiamo già prodotti di qualità, candendo anche l'arancio e il cedro, ma la buona riuscita all'80% secondo me è data dalla forza che ha il lievito naturale ben tenuto. Questa è la vaniglia naturale del Madagascar, la dobbiamo aprire, ne prendiamo la polpa. Questa è la polpa che metteremo nelle colombe di una vaniglia pura. Adesso Mattia ce la mischia di nuovo. Questi ingredienti che vedete qui sono nocciole crude, mandorle grezze, ermelline, cioè mandorla amara, lo zucchero e un po' di amido, che servono per col bianco d'uovo macinati per dare la rugna alle colombe. E poi si mette sopra lo zucchero granella. Mettiamo il santuzzo a riposo fino stasera alle 7. Adesso gli mettiamo l'ultima parte di burro, dove abbiamo messo prima il sale e la vaniglia. Adesso siamo arrivati al punto di dover mettere gli ultimi ingredienti, che sono la frutta, l'arancio e il cedro. Naturalmente, candendo noi le frutte, abbiamo tutte le polpe dei frutti. Con l'arancio facciamo delle torte o delle paste che si chiamano cremosi all'arancia, e con il cedro facciamo una buonissima bibita cedrata. E voilà, gli ultimi giri della macchina e poi tiriamo sulla pasta. La pesata della colomba da un chilo la pesiamo esattamente un chilo, facendo conto che in forno c'è un calo peso del 10%, però mettendo poi dopo sopra la rugna, lo zucchero, le mandorle, riprende il peso e ritorna un chilo. Cerchiamo di fargli questa pelle, tenerla e tirarla. Adesso abbiamo concluso con lo sfornare le colombe classiche che stanno in forno, quella dal chilo 55 minuti, e poi le altre colombe invece le facciamo anche al cioccolato, ricoperte e glassate sopra con il nido di cioccolato bianco e i pulcini in ghiaccia. Qualche ovetto, due fiorellini. E dalla pasticceria Raspino vi auguriamo a tutti una buona Pasqua. Per oggi è tutto e noi come sempre vi diamo appuntamento la prossima settimana su questa emittente e sul web quando volete su www.agrisapori.it. Grazie per averci seguito e un sincero augurio di buona Pasqua a tutti voi.